Dunque, proprio per vivere il sogno americano, ho provato a venire a mangiare nel fast food più di merda che potessi trovare. Proprio perché volevo il più di merda. Direi che ci sono decisamente riuscito. Questo posto è abbastanza di merda, è pieno di gente obesa, quindi penso che sia nel posto giusto. Fanno dei panini col pollo fritto, in memoria del vecchio Paco, se qualcuno di voi si ricorda. America isn't ready to accept a gay Mexican chicken sandwich. Ho preso il più brutto che ci fosse. Viviamo lo sto sogno americano. Tra le tante cose mi hanno chiesto se volessi bere qualcosa. Avevano solo roba tipo Coca-Cola, e non so se sapete, ma qua c'è una Coca-Cola tipo ultra mega zuccherata, eccetera. Io ho detto, vabbè, non mi va di avere un infarto da subito, al primo giorno. Io, a quanto pare, l'unica cosa che fosse possibile prendere era il tè. E questo tè. Comunque, se questo è tè, il mio nome è Maria Luisa. E non lo è. Decisamente non sa di tè. Il panino si presenta con delle fattezze decisamente industriali. E l'odore che emette non è decisamente di roba commestibile. E poi mi hanno portato sta cosa che cercherò di decidere. Credo di aver vinto, guardate qua, mio Dio ragazzi, è decisamente la cosa peggiore che vedrete oggi, che grande. In memoria di Paco. È fantastico per quanto faccia schifo. Cosa di cui non mi capacito è l'odore, cioè come può una cosa del genere puzzare in questo modo? Non ho mai sentito questo odore. Di avere appena nociuto gravemente la mia salute. Nel dubbio fuggo. Comunque ragazzi, la poesia. All'interno dell'insegna del Chicklefield A c'è un uccellino che fa la cacca e che vive lì. Non è bellissimo? È come se stesse cagando su quelli che lo ammazzano. Ho appena avuto un discorso surreale con un monaco buddista che voleva soldi per ricostruire un tempio, non ho capito dove, in Malesia, vabbè. E gli ho dato $20 e lui, per ringraziarmi, mi ha dato questa collana abbastanza orrenda e questo bracciale forse ancora più orrendo. E quindi niente, c'ho il bracciale di... me lo sono fatto così, dando soldi. Comunque, siamo al National Museum of Natural History. Ci sono i dinosauri dentro. La nonna di Maria Dolores. La vedo un po' deperita, però una gran bella figliuola. Come... siamo tutti d'accordo sul fatto che questo mollusco sembri un dildo vagina? O comunque uno strumento sessuale di dubbia utilità? Ma no, ma chi ti ha messo là? Oh, ehi là! Ma tu sei un amico di Bobby. Il buon Clem. No, ma seriamente, chi cazzo è che ha avuto l'idea di imbalsamare un panda? Che già sono due! Chi cazzo è? Ed ecco a voi la bocca di un megalodonte. E... sì, direi che ci entriamo più o meno adeguatamente. Ma vedi là che fila di denti. Del tipo ti prendo e ti macino e soffri e poi sti cazzi. Bella papà, bello. Come fa un leone ad acchiappare la sua preda? Ma che davvero? Ringraziamo il Washington Museum per regalarci questi dettagli sulla vita del triceratopo. Cosa succede ai fossili una volta che sono stati preparati?
Ecco, io spero che non succeda quello che sta succedendo a questo fossile, che insomma questo signore non mi sembra che lo stia trattando in maniera adeguata. Che qualcuno di voi fanno schifo i ragni, quindi ho pensato bene di mostrarvi questo. Guardate che bellino, è pelosino, quindi lo potete accarezzare. Stavo cercando degli insetti che facessero schifo da mostrarvi e penso di aver trovato quello perfetto. Lui, nel caso in cui foste interessati. Oh, sì, è qua il tuo pipino. Secondo me, se lo cucini bene... Ok, lo prendo in mano pure io, ho deciso. Lo so che detta così suona malissimo, però... dovrò resistere alla tendenza di mangiarlo e dire Hakuna Matata. Dovete sapere che le farfalle hanno il senso del gusto sulle zampe. Quindi loro assaggiano il cibo con le zampe ed è per questo che stanno poggiate sul cibo. Mentre con quella proboscide loro stanno ciucciando i nutrienti. Guarda questi qua, stanno a far festa grossa proprio. Dai. Questa è enorme ed è anche una figlia di Satana, chiaramente. Praticamente, se vedete, una delle teorie sulla fantasia delle ali della farfalla, di questa farfalla in particolare, la Atlas, è che la punta ricordi la testa di un serpente. Ed effettivamente, se ci fate caso, sì. Quindi, praticamente, in questo modo loro dovrebbero spaventare i predatori e farli scappare. Paraculi loro, paraculi. Chi lo ha fatto questo? Cioè, voglio sapere chi ha pensato. Bene, adesso prendiamo un pipistrello spettrale, gli facciamo mangiare un animale depilato con sta fa... Maledetto bastardo piccolo, hanno fatto bene a impagliarlo. Vedilo, beh, che spocchioso, che ti guarda con arroganza. Lo sa, vedi con i suoi due pollici, vedi, vedi, spocchioso, maledetto, arrogante. Occhio, occhio. E qui c'è un altro occhio da qualche parte. Niente, è stato davvero bello. Questi sono i classici posti dove io posso passare la giornata. Comunque, visto che non so quanti giorni avrò liberi a Washington, ecco, il Washington Memorial è là, però sono su questo prato che è bellissimo e ho deciso che adesso voglio sdraiarmi. Quindi, a secondo i miei istinti. E mi riposo per un pochino. Vabbè, ci vediamo dopo. Ecco, questo è il Washington Memorial. Dubito che la videocamera possa cogliere quanto sia gigantesco, immenso. È una cosa gigante. E allora è stato costruito decisamente dai giganti. E quella è la Casa Bianca. Ehi, ma che fortuna che ci sono passato proprio nel giorno in cui stavano venendo di nuovo gli alieni. Di nuovo. Comunque io non ho mica capito perché sti alieni ce l'hanno sempre e solo con la Casa Bianca. Sempre qua vengono a rompere i coglioni. Venite una volta, che ne so, ad Amsterdam. Ah, vi ospito io, venite ad Amsterdam, dai. Ma quanto sei idiota? Ah? Non si mangia quella roba. Smetti. Credo che invece tutti questi siano le vittime della guerra del Vietnam. Giusto per ricordarci che la guerra fa sempre schifo. Questo sì che è un fallo. E questo è il Lincoln Memorial. Come il nome suggerisce, è stato costruito in memoria di Roosevelt. Non è vero. Però pochi sanno che l'architetto era Sylvester Stallone. Questo forse è vero. Ah,
Mio Dio, c'è un sacco di gente con le ciabatte e i calzini bianchi. Questo dovrebbe essere illegale. No, 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 io chiamo la polizia, i pompieri chiamo. Comunque sì, dai, è bello, è bello. Io ho camminato tipo tantissimo. Nonostante questo non sono ancora riuscito a digerire il panino di oggi. O meglio quella cosa che mi hanno detto essere pollo, ma io ho ancora qualche serio dubbio. Era uno scoiattolo. Io c'ho un mal di testa, questo è il 15° camioncino di gelati che incontro. Vi giuro che non ho capito cosa cazzo sto mangiando. Dunque, questo è il mio ultimissimo giorno a Reston in America. Stasera ho il volo per Reykjavik e poi domattina in teoria da Reykjavik dovrei arrivare ad Amsterdam, che poi in pratica questa è la parte più brutta del viaggio, perché quando tu viaggi dall'Europa all'America non hai jet lag, perché semplicemente la tua giornata successiva dura leggermente di più, capito? E il problema sarà ritornare, perché lì sì, domani io avrò un casino di jet lag, perché io arriverò la mattina in teoria se non fanno ritardo, però in pratica per il mio orologio biologico sarà la notte, quindi è un bordello. O ti fai altre 24 ore sveglio, quindi ti fai praticamente due giorni filati, oppure cerchi di dormire sull'aereo a quelle che per te sono le 8 di sera. Io non so voi, ma io alle 8 di sera non dormirò mai. Quindi il piano oggi è comprare un sonnifero bello potente. Adesso invece sto andando, sto meglio provando ad arrivare in un barbecue tipico americano che mi hanno consigliato, giusto per concludere questa giornata in puro spirito americano. Wait. Wait. Sì, ma con che aggressività? Wait. Cioè tu schiacci e quello ti urla aspetta, uno ci rimane male. Ok, ci siamo, a questo il Willard's Barbecue, che ovviamente è proprio accanto al dentista, evidentemente. E ho buttato l'acqua per prendere il piatto. E vabbè, dai, succede. Comunque, questo non sembra un granché, e avrete ragione. Dunque, qua ci sta, da quanto ho capito, potato con una salsa che non oso immaginare che cazzo sia. E questo ho ancora meno idea di cosa sia. Cioè, tipo una ciambella dolce, però a un certo punto ti prende una botta di, non lo so, di uova e sale. Non te lo so spiegare, fa proprio schifo. Vi giuro, non ho idea di che cazzo sia. È un sapore che non ho mai assaggiato. Sembra l'ospedale comunque. Sono in aeroporto, ho comprato un sonnifero, sembra una Gatorade. Mi hanno detto che dovrei berlo completamente quando una mezz'oretta prima di dormire, e poi
dormo o muoio. Dubito che funzioni su di me, io sono proprio refrattario al sonno. Comunque ci proveremo. Ok. Comunque quel posto là in cui ho mangiato oggi faceva schifo, faceva proprio schifo. E la cosa drammatica, perché tutti urlano qua? La cosa drammatica è che io ho chiesto consiglio dove andare a mangiare al tipo della reception con cui tra l'altro avevo stretto amicizia. E gli ho detto, vabbè, scusa, ma se devo mangiare un posto tipico, qualcosa di buono, che cacchio ne so. E lui mi ha detto, ah, hai provato il chicken fillet? A quanto pare il chicken fillet è considerato proprio di lusso, hai capito? Che merda. E lui mi ha detto, no, voglio mangiare qualcosa di davvero americano, a parte fast food, qualcosa, non lo so, di... capito? E lui ha fatto, ah sì sì, c'è un posto che è buonissimo, davvero, sì sì, è buonissimo, eccetera. E mi ha indicato lui di andare là, hai capito? Cioè, tu pensa un po', se quello è il posto buonissimo, figurati il resto, che merda è. Comunque dovrei criticarlo, però in realtà mi ha fatto tenerezza, perché quando, prima di andarmene, mi sono messo a parlare con il proprietario. E il proprietario era simpaticissimo, ci siamo messi a chiacchierare così, mi ha raccontato un po', che lui conosceva un po' l'italiano, insomma gli ho detto un po' di cazzate, messicano penso che fosse il proprietario. E praticamente a un certo punto mi ha fatto, hai preso qualcosa da bere? Ho detto sì sì, ma non ho comprato niente, ho preso solo l'acqua. Ma no, ma non ti preoccupare, offro io. E mi ha dato da bere, eccetera. Ah, gli ho detto, guarda, non lo so, ci siamo messi a scherzare sul fatto che in America c'erano sti bicchieri che sono immensi. Gli ho detto, guarda, io non posso bere così tanto, proprio non ci è, non so dove cazzo metterlo. E uno mi ha fatto, ah sì, che voi in Europa avete i bicchierini piccolini. Non è che abbiamo bicchierini piccolini, è che voi fate schifo, che siete le me. Salvo complicazioni, io vi abbandono qui. Questo viaggio per Washington è stato esaltante, grazie a voi. Sono troppo felice di aver aperto questo secondo canale in cui pubblicare puttanate maleditate senza pensarci troppo, considerando che è un mese già che sto scrivendo il nuovo Scienza Brutta e ancora non ho finito di tutto di scriverlo. Potete immaginare che complicazione. Almeno qui abbiamo trovato la nostra valvola di sfogo con cui, insomma, cazzeggiare in allegria. Detto questo, ragazzi, sempre in gamba e ci vediamo prestissimo. Non so dove, perché ho un giorno di tempo per fare un trasloco a Nizza, in Francia. La mia vita è molto complicata. E ciao. Ok, mi sono appena accorto di aver fatto un casino e un disastro. Io avevo organizzato una festa ad Amsterdam sabato, pensando che arrivassi venerdì, ma io no, arrivo sabato per avere fuso orario e io sarò in pieno jet lag. Non avrò dormito un cazzo. Mio Dio, è un disastro. Domenica devo anche fare il trasloco. Devo fare il trasloco sempre. Mio Dio, che disastro. Hey! No, man, what the fuck? Wait, do we... Does it need to be like kind give of me, a... give me, give me! Someone here! Don't be shy! Free me! Don't be what shy! What the fuck? Yes! No, you... E allora copriti, copriti, copriti. Sei ancora in tempo per coprirti. Non è quello che mi interessa. Sneak preview!